Abbandonare e depositare rifiuti di qualsiasi genere nei boschi, spiagge, strade o in posti diversi da quelli stabiliti è un atto di grave inciviltà, degrada i luoghi e danneggia l'ambiente in cui tutti viviamo. Spendere soldi pubblici per ripulire il Salento dai rifiuti diventa inutile se non ci impegniamo a mantenerlo pulito. Conferisci i rifiuti negli appositi raccoglitori. Un tuo gesto di quotidiana civiltà contribuisce al benessere comune e al futuro di questa terra meravigliosa. Se mi abbandoni, rifiuti il Salento. Campagna a cura della provincia di Lecce e dato Lecce 123. Un'occasione qui nel cuore del centro storico di Lecce per mettere in evidenza quelle che sono le eccellenze della nostra produzione. Sì, sicuramente, promuoviamo i nostri prodotti tipici, le nostre peculiarità, perché siamo convinti che solo così si riesce a promuovere il nostro comparto dell'agroalimentare e soprattutto il nostro territorio. Come Camera di Commercio, in questo festival della dieta media italiana ci siamo preoccupati soprattutto di far incontrare i buyer con gli operatori del settore, e anche perché nella nostra economia l'unica cosa che sta funzionando è l'export, perciò dobbiamo far sì che questi prodotti vadano al di fuori dei confini nazionali, solo così forse le nostre aziende riusciranno ad avere un po' di respiro. E come valutare questo festival media italiano? Ma in modo particolare vogliamo lanciare un messaggio a tantissimi, non solo turisti, ma chiaramente ai nostri concittadini, di insistere a consumare locale, di insistere a consumare i prodotti straordinari, genuini della nostra terra, ed è un faro a far capire ai consumatori che è necessario mangiare sano, a non mangiare prodotti contraffatti. E questo è il motivo per cui, anziché denominare questo festival Dieta Mediterranea, abbiamo voluto, grazie agli alunni, ai studenti della scuola, declinarlo in Dieta Meditaliana, per far sì che i prodotti italiani, nel nostro caso i prodotti salentini, non possano essere copiati o contraffatti da altri, e quindi dobbiamo far conoscere le nostre bontà e far apprezzare, far gustare ai tantissimi ospiti che vengono a visitarci durante tutti i giorni dell'anno e a mangiare appunto Salento. Questo è l'obiettivo, sebbene anche sociale, di questo festival, e credo dalle aziende che sono qui presenti in piazza, le nostre piccole e medie imprese, i nostri piccoli agricoltori, che stiamo cogliendo nel segno, nel rilancio di un settore, l'agroalimentare, che questo territorio deve amare e deve continuare a far crescere.